Abbiamo bisogno di contadini, di poeti, gente che sa fare il pane, che ama gli alberi e riconosce il vento. Più che l'anno della crescita, ci vorrebbe l'anno dell'attenzione. Attenzione a chi cade, al sole che nasce e che muore, ai ragazzi che crescono. Attenzione anche a un semplice lampione, a un muro scrostato. Oggi, essere rivoluzionari significa togliere più che aggiungere, rallentare più che accelerare. Significa dare valore al silenzio, al buio, alla luce, alla fragilità, alla dolcezza. Questo era un omaggio appunto ai contadini. E questo qua è una... È una la leggo in ginocchio per questo omaggio a Bagnoli. No, 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 no. Antonella, dove andò? Devo inginocchiare. Questa poesia la dedico a chi sta qua e a chi sta qua con attenzione, con amore. Conoscere un luogo e abitarlo. Questo è importante. Conoscere gli occhi del luogo, i colori delle porte, conoscere i venti, dove stanno le sorgenti, dove si fanno il nido gli uccelli, dove dormono le volpi e i serpenti, conoscere le pietre della piazza, quello che c'è nella credenza dei vecchi, conoscere chi sono quelli che sono andati in Svizzera o a Torino, conoscere i gatti, gli alberi, i vestiti. Il nostro compito non è cambiare il mondo, ma conoscere bene il mondo in cui viviamo. Il mondo intorno a noi, non quello lontano. Il compito, adesso, è essere fedeli al paesaggio, tenere il paese in testa e la testa nel paese.